Salve a tutte e tutti, qui il vostro Saint-Chan. E niente, le novità che leggo in Facebook sulla politica italiana mi lasciano sbigottito. Infatti all'inizio Renzi di qua, Renzi di là, io già ci avevo dei sospetti, ma addirittura acclamato da Berlusconi avevo dei sospetti. Ma adesso ascolto tutte le riforme, i tagli di sempre, quelli che faceva anche Berlusconi, avevo dei sospetti. Monti, Letta, Prodi. Oh, ma sono tutti d'accordo e io non ci capisco più niente. Ma non erano di partiti diversi, di correnti contrapposte? Adesso è anche ritornato Fini, dopo il G8 nel quale sembrava un estremista di destra, ha iniziato ad andare verso sinistra. Adesso come ritorna? Come arbitro, come qualcuno del centro. Mamma mia, in Italia i politici nostri che abilità che hanno, da Badoglio in poi ci gabbano sempre, e noi dietro a credergli, perché vogliamo credergli. D'altra parte siamo il paese dei santi, ce ne sono migliaia, non si sa a che servono, e anche dei giocatori d'azzardo, con la lotteria, con altre cose che servono solo a levare il denaro alla gente, assieme al calcio, al calcio scommessa, al calcio spettacolo, alla politica, appunto, e nella religione. E niente, che squallore. Io mi guardo intorno e sono adibito. Ma riusciremo ad andare avanti o andiamo avanti per tornare indietro? Dove ci ritroveremo? Dove ci faremo ritrovare da questa classe dirigente, politica, empresariale? Dove vi volete trovare voi se li continuate ad appoggiare? Ahimè, povera Italia. Ahimè, poveri noi italiani. Sempre più poveri poi. Mi hanno domandato: ma perché ti vesti da militare? No, questa non è una camicia militare. Magari lo fosse. No, è una camicia che ho preso in un negozio di articoli per la pesca. Ma sapete quando? La prima metà degli anni 90. E sapete perché la continuo a mettere? Perché è resistente, come i pantaloni che sono degli anni 90. Li vedete? Ecco, che spettacolo. Però non erano neri, li ho fatti tingere 1 o 3 mesi fa, perché erano dello stesso colore della camicia, però se si sono scoloriti a macchie erano uno schifo. E così ho risparmiato. Ho anche fatto tingere un giaccone che era dello stesso colore, era un completo cacciapesca. Io non ho mai cacciato, non sono mai andato a pescare. Sono cose resistenti. Ecco, se mi potessi vestire da Armani, che manda tutto a cucire in Cina, o da Valentino, che manda tutto a cucire in India, sarei fighetto, però che sono molto aristocratico, però mi cambierei i vestiti una volta l'anno. Ecco, invece io metto le cose di caccia e pesca, non sono cose militari, sono cose di caccia e pesca, perché mi resistono decenni. Poi le faccio tingere e rappezzare, poi ritingere e rappezzare,
e tutti i soldi che risparmio perché bisogna pagare le tasse, il caro vita, se lo fottono i politici, se lo mangiano loro. Avete capito cosa ci riducono? Ecco, a che cazzo serve votarli? Non lo so. A risparmiare per loro. Perché vorrei vestire da Armani, invece vesto caccia e pesca. E quando le camicie normali gli si logora il collo, lo taglio. Ramendo i gomiti, taglio le maniche quando si rovinano, così c'ho delle camicie a maniche corte per l'estate. Prima che le butto le camicie e passano 20 anni o di più. Faccio tingere, taglio le maniche, le ramendo, taglio il collo, diventa collo alla Mao cinese. E poi quando invece si lacera il tessuto fra collo e qua a spalla, sono da buttare perché non. Ecco il segreto di un vesto militare, vesto con cose resistenti, caccia e pesca. Però sono allibito che le stesse cose che ha fatto Berlusconi adesso non le critica nessuno in Renzi, d'altra parte lo appoggiano tutti i partitini di destra e tutti i partitini di sinistra. E il Movimento 5 Stelle sta a guardare Beppe Grillo e Casaleggio aspettando che si rovinino da soli. Non funzionerà, anzi, loro intentano convertire al diavolo e il diavolo finirà convertendogli a loro. Li copteranno anche a loro. Che tristezza. Vabbè, vi lascio. Io oggi ho cercato di fare uno streaming dal vivo, un hangout dal vivo, e ho visto che si può collegare a YouTube. Domani, forse domani pomeriggio, farò un hangout con suono perché c'ho un microfono da scrittorio che è uno schifo e una webcamera degli anni 90, perché appunto bisogna risparmiare perché i politici strafottino tutti i nostri soldi di tasse e la vita. Però con quello che ho farò uno streaming forse domani in questi giorni, perché così finita la trasmissione, anche se viene una risoluzione di 240x360, già la carico, magari posso parlare, sembra autore. Arrivederci a tutti, a presto dal vostro Sant'Enciano.